Oggi preparo un piatto degli anni Ottanta, petto di pollo, funghi e panna. Era un'icona degli anni Ottanta. In più ci metto anche il prezzemolo, altro prodotto che si metteva da quasi tutte le parti. Ora vi faccio vedere come lo preparo. Il petto di pollo. Sale, farina, funghi, brandy, proprio un bicchierino piccolo, panna, olio, sale e pepe e uno spicchio di aglio per cucinare i funghi. L'aglio, io sono un amante dell'aglio, quindi lo prendo intero, lo taglio finemente e lo lascio cuocere insieme alle pietanze. Noi in questo periodo usiamo i funghi congelati, i porcini che abbiamo lavorato quest'estate, perché è sempre meglio usare i prodotti di stagione, però in questo momento non si trovano i porcini e allora uso questi. Prima di tutto preparare i funghi. In una padella mettere olio e rosolare l'aglio. Aggiungere i funghi porcini. Dopo averli saltati, li cuocio a fuoco lento circa 10 minuti. Mi raccomando, quando usate l'aglio fare molta attenzione, che sia tritato oppure schiacciato, non si deve mai bruciare, perché sennò tutto prende un cattivo sapore. Preparare il petto, tagliarlo in due, dividerlo e togliere l'ossicino che c'è in mezzo. Ripulirli per bene e preparare due parti. In una padella scaldare un po' di olio. I petti di pollo vanno infarinati bene da ambedue le parti. Quindi scuoterli per togliere la farina in eccesso, altrimenti quando si rosolano brucia e il pollo prende un cattivo sapore. Prendere i petti di pollo infarinati e rosolateli ben bene per circa 3 o 4 minuti per parte, con la padella scoperta. Quando saranno ben rosolati, bagnare con il brandy. E farlo evaporare. A questo punto aggiungere i funghi e quindi la panna. Ecco la panna, l'ingrediente cult degli anni Ottanta, si metteva quasi dappertutto. Oggi i master chef, i grandi chef, quando parlano della panna gli si rizza le orecchie, ma invece era una cosa importantissima negli anni Ottanta, che dava un gusto, dava un sapore che a tutti piaceva.
cuocere lentamente, aggiungere un pizzico di pepe e il piatto è pronto. Ed ecco finalmente assaggio questa bontà. Buona veramente. Grande sapore di funghi, petto di pollo cotto bene, veramente buono. Alla prossima ricetta.